Fanno piangere Rodolfo Colarizzi, autore di romanzi e pubblicazioni scientifiche, è morto all'ospedale di Pesaro dopo il ricovero per un grave malore. Lo stato d'emergenza sta per finire, addio Super Green Pass e al sistema delle fasce a colori. Dal 1 aprile inizia il graduale allentamento delle restrizioni. Per tanti mesi non ho potuto andare in negozi, mangiare fuori, quindi per me è tanto. Sì all'arretramento della ferrovia, no alle barriere antirumore alte fino a 8 metri. La regione e i sindaci vanno contro il progetto di RFI per la linea adriatica. Con l'aumento dei treni merci si rischia il passaggio di un convoglio ogni 8 minuti. Prima sequestro in autostrada e poi la grave displasia alle anche. L'associazione Melampo lancia una raccolta fondi per operare Alaska e Nevada, due pastori dell'Asia centrale di appena un anno bisognose di nuove protesi. Nuoto, grandi successi per la Fanum Fortune nelle gare regionali, la società sportiva è al lavoro anche per l'attività estiva a Sassonia di Fano. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Come avete sentito dai nostri titoli, la città di Fano piange Rodolfo Colarizzi, è morto questa mattina all'età di 85 anni. L'uomo, autore di racconti, romanzi e pubblicazioni scientifiche, era stato portato al pronto soccorso di Fano dopo aver accusato un malore lo scorso 24 marzo. Da lì era stato trasferito all'ospedale di Pesaro, dove era stato ricoverato in rianimazione dopo un intervento d'urgenza per complicanze cardiache. Colarizzi, conosciuto e stimato nella città di Fano, aveva trascorso buona parte della vita a Milano. È autore di una quarantina di libri suddivisi tra testi di divulgazione scientifica, con particolare attenzione alla narrativa, al diabete e alla geriatria, per i quali ha vinto anche dei premi prestigiosi. A ricordarlo oggi con un post pubblicato sulla pagina Facebook La Vecchia Fano è stato anche l'amico Leandro Castellani, che ha parlato della comune esperienza scolastica, della simpatia, della fanitudine e della stima reciproca. A Fano, ai suoi incontri e ai suoi personaggi, ha ricordato Castellani, Rodolfo aveva dedicato le ultime opere della sua lunga attività di scrittore. Appena un mese fa lo avevo invitato a presentare il mio Per una selva oscura e Rodolfo aveva generosamente aderito nonostante la condizione fisica non buona. Sentiremo e sentirò la mancanza di una figura così discreta, nobile, coerente e sagace, un vero signore d'altri tempi, ha concluso il noto regista che ha fatto le condoglianze alla sua cara Bettina e alle sue figlie. I funerali verranno celebrati sabato prossimo alle ore 15 nel Duomo di Fano. Passiamo all'emergenza sanitaria, perché in Italia cambiano le norme anti-Covid. Da venerdì si va verso un ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia. Allora sentiamo che cosa cambia e quali sono le nuove regole che ci portano all'estate con la fine delle restrizioni e l'addio al Green Pass. Green Pass, mascherine, quarantene e obbligo vaccinale. Dal 1 aprile l'Italia non sarà più in stato di emergenza Covid e decadono sia il Comitato Tecnico Scientifico sia la struttura del commissario straordinario Francesco Figliuolo. Anche il sistema colori viene abrogato e termina l'obbligo del Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Stop al certificato verde sui mezzi di trasporto pubblico locale, dove però si dovranno indossare le mascherine fino al prossimo 30 aprile. Il pass base poi non sarà più necessario per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. Anche nei bar e nei ristoranti all'aperto non sarà più prevista l'esibizione del certificato, così come dal parrucchiere e nei centri estetici. Inoltre, da venerdì decade il limite alle capienze nelle strutture, come negli stadi, dove per accedere sarà richiesto lascia passare base, ma sarà possibile occupare il 100% dei posti. Novità in vista anche per le quarantene, dovrà restare in autoisolamento solo chi ha contratto il virus, mentre chiunque abbia avuto un contatto con un positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza indossando la mascherina FFP2. Non ci sarà più la distinzione tra vaccinati e non vaccinati. Dal 1 maggio via le mascherine nei luoghi al chiuso, mentre dal 15 giugno decadono tutti gli obblighi vaccinali istituiti dal governo in questi due anni di pandemia. Dunque un allentamento delle misure, anche se graduale, che torna a dare respiro agli esercenti duramente colpiti dalla crisi sanitaria ed economica. Si comincia a vedere un pochino la luce, finalmente. I danni sono stati grossi anche da parte nostra come attività, come operatori, perché giustamente in questi due anni
siamo stati costretti a far rigar dritto, diciamo, i nostri clienti con le distanze, con le certificazioni, con le entrate e le uscite dal bar. E quindi sta cosa ci ha notevolmente incasinato, diciamo così. E quindi questo poi riflette anche tutto quello che è il lavoro nostro del bar. All'interno dei bar, poi ricordato Roberto Tarsi, restano in vigore le norme attuali. Infatti, fino al 30 aprile non si può consumare al bancone o sedute al tavolo senza Green Pass base, cioè quello che si ottiene con la vaccinazione, la guarigione oppure con un tampone negativo. I clienti dovranno ancora indossare la mascherina finché non sono seduti, così come negli spostamenti all'interno del locale. Questa situazione ci ha danneggiato enormemente, perché la gente giustamente aveva paura, non stava al chiuso, anche all'aperto aveva delle difficoltà. Sono cambiate parecchie abitudini anche della clientela, delle persone nel far colazione, nel venire al bar, come nell'andare negli altri posti. E quindi sta cosa ha influito notevolmente su quello che è il nostro lavoro e su quelli che sono i nostri fatturati, ecco. Noi ci aspettiamo con la bella stagione che la città un attimino prenda più corpo e dove la gente possa un attimino viaggiare e transitare con più libertà, senza aver l'oppressione del Covid, dell'emergenza sanitaria. Perché se ne è parlato tanto, troppo, e quindi noi operatori da quest'altra parte non vediamo l'ora che tutto questo finisca. Il nostro lavoro è quello di unire le persone, di fare gruppo e di cercare di lavorare appunto nel sociale. E tutta questa situazione che si è creata praticamente ha remato contro quello che è il nostro lavoro, la nostra missione. E di questo allentamento delle norme anti-Covid sono soddisfatti anche i tanti cittadini che oggi abbiamo intervistato nel centro storico di Fano. Niente Green Pass dal 1° di aprile per chi è seduto al tavolo di bar e ristoranti all'aperto. Lei che cosa ne pensa? È d'accordo? Sono d'accordo, ci siamo sempre tenuti alle regole perché questo che volevano, però mi sento di dire che era ora, perché comunque seduto all'aperto, seduto in un parco, non cambia praticamente niente, quindi senza mascherina si lavora meglio, insomma, per tutti, e poi soprattutto all'esterno, dentro ok, non c'è problema, ma fuori, insomma. Ci sarà una maggiore affluenza di clienti? Ma sicuramente sì, anche se comunque chi non aveva Green Pass prendeva la sua consumazione da asporto e consumava passeggiando. Penso che le misure adottate fondamentalmente non sono servite a niente, sono servite solo ad affossare l'economia e non hanno limitato i contagi, perché comunque abbiamo avuto gli stessi numeri che ci sono stati nei mesi precedenti anche in queste settimane. E quindi il Green Pass non ha avuto l'effetto sperato, è servito solo ad affossare i ristoratori, gli albergatori, tutta l'economia che ci gira intorno, perché poi c'è anche tutto l'indotto dei ristoratori, tutti i fornitori e quant'altro. E quindi io sono d'accordo per la rimozione del Green Pass, nella speranza che non ritorni mai più. Finalmente un po' di libertà, la fine di un incubo. Ho sempre portato mascherina e Green Pass molto volentieri, quindi il fatto di toglierlo va bene, se si può togliere. Penso che sia ora di toglierlo quindi questo Green Pass? Sì, fuori sicuramente sì, per tornare un po' alla normalità. Secondo lei le misure adottate sono state troppo restrittive finora? Assolutamente, sono state misure giuste secondo me, e comunque dovremmo continuare ad avere molta attenzione a tutto, anche se adesso ci sarà molto più libertà, diciamo, però io direi che almeno anche al chiuso la mascherina può andar bene. Mi si era proprio stancato di questa cosa. In maniera esagerata, una cosa inutile, potevano evitarsi, secondo me. Io sono d'accordissimo, secondo me è una cosa inutile, anzi non ci doveva proprio essere, quindi sono molto d'accordo, decisamente. È stanco di portare questa mascherina o comunque sia? Decisamente stanco, sì. Anche perché tanto ci si infetta lo stesso, no? Quindi tanto vale toglierle. Lei ha fatto tutte e tre le dosi di vaccino? No. No, purtroppo ne ho fatti due e è stata più che altro una costrizione per poter lavorare, quindi sì, è stato così, ecco. Quindi non vede l'ora di godersi l'estate senza che le richiedano la certificazione verde? Decisamente, decisamente. Tanto no, cioè, in teoria siamo un paese libero, ma di libertà ce n'è poca. Quindi penso che sia un'ottima cosa anche per riprendere una vita, insomma, normale, essere più sereni tutti quanti. Tra la bella stagione, tra le persone che possono risedersi liberamente, direi che è ottimo anche per le imprese della ristorazione, che comunque ne hanno risentito parecchio. Fare così vuol dire aver mandato un po' all'aria tutti questi mesi di restrizioni, comunque
cioè se devo fare ti vedere il Green Pass fino a marzo, perché ad aprile no, o comunque perché prima sì, adesso no. Se adesso si può entrare senza esibire il Green Pass, magari significa che ci sono le condizioni per poterlo fare, però comunque è un po' un controsenso, ecco. Cosa pensi delle mascherine che non debbano più essere indossate all'aperto? Beh, questa è una cosa molto positiva, non vedevo l'ora, anche perché cioè, se in inverno magari ti tengono anche un po' caldo, però d'estate, ecco, poi con la stagione sono un po' pesanti. Non si vede l'ora di ritornare alla libertà? Cioè, sentiamo anche noi che si sta allentando tutto e quindi siamo più contenti, finalmente liberi di vivere tranquillamente. Io sono felice perché... io non sono vaccinata, quindi e per tanti mesi non ho potuto andare in negozi, mangiare fuori, quindi per me è tanto. Invece per lei? Io sono vaccinata, però ho tante amiche che non sono vaccinate, quindi era brutto doverle magari lasciare fuori mentre noi entravamo al bar. Invece adesso possiamo entrare tutte insieme, è molto più bello così. Quindi mentre voi entravate loro dovevano aspettare fuori? Se no noi prendevamo le cose da sport e mangiavamo in giro, però mangiare dentro, specialmente adesso che è più freddo, è molto meglio, insomma. Sono oltre 3.600, di cui circa 1.700 minori profughi ucraini giunti nelle Marche attraverso i canali delle prefetture. Il dato è emerso ieri nel corso di una videoconferenza del Comitato di Accoglienza, presieduto dall'assessore Stefano Guzzi. La nostra protezione civile, ha ricordato l'assessore, provvederà a contrattualizzare alcune strutture alberghiere per provincia, tra quelle segnalate dalle associazioni di categoria destinate a ospitare i profughi, che non hanno la possibilità di sistemazione presso parenti, conoscenti o associazioni. Inoltre, ha concluso Guzzi, contatteremo i gestori del trasporto pubblico locale per attivare un servizio gratuito nel primo mese di permanenza dei profughi sprovvisti di mezzi autonomi. E dall'inizio dell'emergenza umanitaria scaturita dalla guerra in Ucraina, nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado delle Marche sono stati accolti complessivamente 217 bambini e ragazzi ucraini. A fornire il dato, aggiornato ad oggi pomeriggio, è l'ufficio scolastico regionale. La provincia che ha accolto il maggior numero di alunni in fuga dalla guerra è quella di Macerata, dove se ne contano 62, seguita da Lanconetano con 58 e da Pesaro Urbino con 35. Invece le province di Fermo e di Ascoli Piceno hanno accolto rispettivamente 34 e 28 studenti. Cambiamo argomento. In regione questa mattina si è parlato dell'arretramento della ferrovia. Tra i sindaci coinvolti e presenti alla riunione c'era anche Nicola Barbieri, primo cittadino di Mondolfo, che dovremmo avere in collegamento. Buonasera sindaco. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Dunque, questa mattina avete parlato dello studio di RFI presentato dal Ministero, quindi le chiedo che cosa prevede e quali sono le vostre richieste. Sì, è stato un incontro molto importante in cui come Comuni abbiamo ringraziato il Presidente Acquaroli e l'Assessore Baldelli per il coinvolgimento e il metodo utilizzato. E ci sono delle notizie importanti perché... soprattutto sul tema dell'arretramento della ferrovia, è stata accolta la proposta del bypass di Pesaro, purtroppo però non sono state accolte le proposte del comune di Fano e del comune di Mondolfo, non sono state accolte da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di prolungare questo bypass anche nei nostri territori. E quindi siamo rammaricati per questa scelta che ha preso al momento il Ministero. La motivazione del Ministero è che mentre per Pesaro l'arretramento risolverebbe problemi e criticità legate appunto alla velocità di quel tratto della città di Pesaro, per i nostri territori l'arretramento non comporterebbe un miglioramento della velocità. A nostro avviso l'arretramento deve essere visto non solo nell'ottica del miglioramento della velocità, ma anche nell'ottica del miglioramento dello sviluppo delle nostre città e anche della qualità della vita dei nostri cittadini. Quindi dobbiamo fare squadra tra comuni e regione per far sentire la voce dell'intero territorio regionale, perché l'arretramento della ferrovia deve essere un'opportunità che riguarda l'intera regione Marche.
Ecco Sindaco, l'altro tema però riguarda le barriere antirumore. Infatti nelle intenzioni del Ministero c'è la crescita del flusso merci. In sintesi che cosa si prevede? Lungo la tratta adriatica un flusso fortemente incrementato di treni merci al giorno provenienti dai porti di Taranto e di Gioia Tauro. A questi si aggiungerebbero i treni per il trasporto passeggeri con il rischio di raggiungere una frequenza media del passaggio di un treno ogni 8 minuti. Come valuta, Sindaco, queste barriere e anche quanto saranno alte? Ma intanto il fatto che ci sarà in futuro un passaggio maggiore dei treni nella linea ferroviaria adriatica avvalora ancora di più la tesi dell'arretramento della ferrovia. E per quanto riguarda le barriere antirumore, noi ci siamo già espressi in conferenza dei servizi qualche anno fa, siamo stati l'unico comune ad andare per ora della Regione Marche, dove abbiamo dato parere negativo assieme alla Regione Marche, assieme a noi c'erano anche tutti i comuni costieri marchigiani, e quindi noi proseguiremo in questa battaglia, e anche la Regione oggi l'ha confermato, perché sono barriere, così come sono state progettate, sono barriere che hanno un impatto devastante, che hanno un'altezza che arriva fino a 8 metri. E in città come la nostra, ad esempio quella di Marotta, che l'infrastruttura divide praticamente la città a metà, praticamente avrebbe un impatto veramente negativo sui nostri territori. Penso anche a altre città come Senigallia, come Falconara, dove insomma la ferrovia percorre insomma l'Adriatica vicino al mare. Ecco Sindaco, brevemente quali saranno i prossimi passi? Intanto la Regione ha chiesto al Ministro di venire nella nostra Regione per conoscere meglio il territorio, perché la nostra è una Regione particolare dove la linea ferroviaria adriatica passa vicino al mare, e quindi il Ministero e RFI nei loro progetti devono tenere conto di questi aspetti. E poi assieme a tutti gli altri comuni abbiamo confermato di fare squadra assieme alla Regione, perché questa è una battaglia che riguarda l'intera Regione e dobbiamo collaborare per il bene di tutti i nostri territori e non guardare al nostro territorio singolo, ma all'intero territorio regionale insomma. Grazie alla Sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri per questo collegamento. Da Mondolfo torniamo a Fano, perché anche per il 2022 le attività economiche potranno richiedere l'aumento di occupazione degli spazi pubblici adiacenti al loro esercizio. In questo modo, ha affermato l'assessore Etienne Lucarelli, continuiamo a sostenere baristi e ristoratori. L'amministrazione è al lavoro per intercettare le risorse nazionali affinché possano essere applicati sconti sul canone da versare per gli spazi aggiuntivi. Inoltre, al tavolo economico è stata mostrata la disponibilità a utilizzare le entrate che saranno ricavate da queste imposte come sostegno economico alle aziende colpite dalla crisi generata dalla pandemia. E adesso vi raccontiamo la storia di Alaska e Nevada, due cagnoline affette da una grave displasia alle anche che nel tempo potrebbe portare alla paralisi delle zampe. Dopo essere state sequestrate lungo l'autostrada A14, ora si trovano al canile di Fano. Per questo l'associazione Melampo ha deciso di lanciare un appello e di attivare una raccolta fondi per poterle operare, regalando loro la possibilità di vivere un futuro migliore. Allora, loro sono Nevada, la più scura, e Alaska, la più chiara. Sono due pastori dell'Asia centrale, hanno appena un anno di età. Iniziamo a raccontare la loro storia. Intanto sono state sequestrate in autostrada. Quando è successo? È successo circa un anno fa, a maggio dello scorso anno. Un camion trasportava loro insieme ad altri cuccioli di altre razze, bulldog francesi, volpini, carlini. Chiaramente i cuccioli di taglia piccola hanno trovato immediatamente casa, siamo stati sommersi di richieste, per loro purtroppo nulla, e quindi a distanza di un anno sono ancora qua con noi. Poi avete portato una di loro a fare una visita e che cosa è stato scoperto?
Ci siamo accorti che stava perdendo tono muscolare al posteriore, iniziava a zoppicare e purtroppo la diagnosi è stata una doccia fredda, quindi per Nevada, e poi è stata confermata la stessa cosa per Alaska, trattandosi di una patologia congenita, la diagnosi è stata di displasia bilaterale delle anche, una patologia scheletrica che è gravemente invalidante per il cane e comporta un deterioramento progressivo, un'anomalia dell'articolazione, per cui il destino purtroppo è che con il progredire del tempo il cane perderà l'uso di una zampa, poi dell'altra, fino a arrivare al decubito totale. Chiaramente, trattandosi di cani estremamente giovani, ma soprattutto di una mole molto importante, è impensabile una gestione di un animale paralizzato di 60 kg. E da qui è nata l'idea di lanciare una raccolta fondi. Sì, certo, purtroppo l'intervento di protesi dell'anca è un intervento estremamente costoso, specialistico, quindi solo alcuni professionisti in Italia lo fanno, e purtroppo è un intervento che economicamente non è accessibile per quelle che sono le nostre finanze. Noi siamo un'associazione di volontariato e quindi il costo per noi è davvero esorbitante. Si parla di circa 4.000 euro ad anca, per un totale di 4 anche. Abbiamo avuto la fortuna, dopo la diagnosi di Nevada, di bissare con Alaska, e parliamo di una cifra che per noi è assolutamente improponibile. Abbiamo lanciato questa raccolta tramite la pagina Facebook, i primi risultati sono arrivati, diciamo che un'anca l'abbiamo portata a casa, però siamo chiaramente ancora lontanissimi dalla meta, dal traguardo. Com'è possibile informarsi e fare una donazione? Allora, abbiamo sulla nostra pagina Facebook, Associazione Melampo Onlus Fano, creato un evento in cui è raccontata la storia di Alaska e Nevada e in cui sono riportate le nostre coordinate bancarie per poter fare una donazione. Abbiamo immaginato, per rendere anche graficamente più visibile e più immediatamente tangibile la cosa, abbiamo rappresentato 400 anche, e ogni anche ha il valore simbolico di 10 euro. Man mano che arrivano le donazioni, coloriamo queste anche in modo da rendere, insomma, visibile i progressi nella raccolta fondi. Nell'evento Facebook è indicato un IBAN, quindi si può fare riferimento a quello. Chi non avesse Facebook può fare riferimento al numero telefonico dell'associazione 346-0106-264 e ci premureremo di inviare tutte le coordinate e tutti gli estremi per poterci aiutare, per poterle aiutare. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 8.45 in via Spina a Iesi per recuperare un cane meticcio che era caduto in un fosso profondo circa 2 metri con all'interno 15 centimetri d'acqua. I pompieri sono riusciti ad estrarre l'animale utilizzando le tecniche speleoalpine fluviali e poi lo hanno riconsegnato al padrone. Lo stato di salute del cane non era ottimale perché, avendo una certa età, soffriva già di alcuni malanni. Infatti, oltre ai vigili urbani, è intervenuto anche un incaricato del servizio sanitario del comune. Ed ora lo sport con gli atleti della Fanum Fortune Nuoto che continuano a registrare successi. Soddisfatta la società, che ha lavoro non solo per gli allenamenti e i corsi, ma anche per l'attività estiva che riprenderà. Sul lungomare di Sassonia si cercano nuove collaborazioni. Lo sport è ancora protagonista per la città di Fano. Domenica 20 e 27 marzo, nella piscina di Grotta a Mare, si è svolto il campionato regionale invernale esordienti B e A. I giovani atleti della Fanum Fortune Nuoto hanno ottenuto grandi miglioramenti cronometrici e ottimi piazzamenti, culminati con le due medaglie d'argento conquistate da Andrea Leanza nei 100 stile libero e nei 200 dorso esordienti B, mentre Veronica Pezzolesi è salita sul terzo gradino del podio per i 100 farfalla esordienti A. Dal 5 al 13 marzo invece si sono svolti a Fabriano i campionati regionali invernali di categoria e assoluti, conquistato il 10° posto nella classifica assoluta per società. Ottimi anche riscontri individuali. Il capitano Nicola Bellagamba ha conquistato nella categoria signores la medaglia d'oro nei 200 dorso, il 2° posto nei 100 e il bronzo nei 50 dorso. 2° posto anche per Luca Galli nei 400 metri stile libero e per Marco Miccioli nei 100 farfalla, tra gli atleti classe 2008. Degni di nota le prestazioni di tutti gli altri nuotatori, con grande soddisfazione del direttore tecnico Massimo Russo, che auspica ulteriori progressi tecnici nei prossimi appuntamenti di gara. I ragazzi hanno gareggiato a livello regionale in diverse categorie,
e siamo sono riusciti gli allenatori, no? Roberto Tonelli, Marianna Bertolucci e Marco Ricci per i master, sono riusciti a ottenere dei bei risultati dai ragazzi che hanno conquistato diversi podi anche a livello di titoli regionali. Ed ora che cosa succederà? Continuano gli allenamenti? Ci sono altre gare in vista? Certamente, adesso abbiamo in previsione un meeting nazionale a Firenze il 30 aprile e il 1 maggio in Vasca Olimpionica, dove sono convocati una ventina di ragazzi e poi naturalmente altre partecipazioni a livelli nazionali e internazionali sempre in Vasca Lunga in previsione della stagione estiva. La piscina come sempre rimane aperta e a disposizione per questi allenamenti? Ah, per quanto riguarda gli allenamenti si svolgono regolarmente, ma soprattutto stiamo rilevando un flusso di utenza che sta di nuovo crescendo, perché abbiamo avuto una fisiologica flessione nel periodo invernale anche dovuto alla pandemia. Adesso i numeri si stanno rialzando e quindi siamo molto fiduciosi per tutto il proseguo delle attività, dalla scuola nuoto federale all'acqua gym, a tutti i corsi per i bambini, per gli adulti e per i diversamente abili. Come è possibile avvicinarsi? Allora, innanzitutto contattando la nostra segreteria, le nostre segretarie Chiara e Ruta sono davvero importantissime per la nostra organizzazione e quindi rivolgendosi in segreteria potranno avere tutte le informazioni utili per potersi iscrivere ai corsi e soprattutto anche in previsione dell'attività estiva che si svolgerà in Baia Sassonia. Stiamo già progettando, no, la ottimizzazione, la razionalizzazione di tutti gli orari, di tutte le attività. E proprio per questo, a tal proposito, faccio un appello a tutti quanti coloro abbiano intenzione di venire a operare con la nostra società, parlo degli istruttori o anche degli assistenti bagnanti, di rivolgersi alla segreteria per prenotare un colloquio con me in modo da poi poter magari entrare nel nostro staff. E vi annuncio che lunedì sera tornerà a Primo Cittadino il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti. Vedete in questo cartello tutti i numeri di riferimento per intervenire in diretta. Tra i sostenitori di Fano TV questa sera ringraziamo Francesca Borgogelli. Il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento sempre in diretta con l'informazione è previsto per domani mattina con Occhio ai giornali condotto da Massimo Foghetti. Buona serata a tutti.